Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo, fantastico, formidabile e black video. Perché black video? Perché siamo nella Black Week e oggi, come tutti i giorni, fino al Cyber Monday, parleremo alle 11 di quali sono gli oggetti più vantaggiosi per il mondo delle biciclette e non solo da comprare su Amazon durante la Black Week. Oggi parliamo di Brighton e dei computerini, dei ciclocomputer più economici che ci sono sul mercato, ma allo stesso tempo molto ma molto performanti. Buttiamoci subito nel fantastico mondo di Amazon, in casa Brighton. Partiamo subito con il Brighton Rider 410T, un dispositivo molto semplice ma allo stesso tempo non ha niente da invidiare ai più blasonati ciclocomputer di alta gamma. Oggi lo trovate scontato del 31%, ma vi consiglio sempre di tornare su questi link perché da qui a lunedì prossimo potrete trovare il prodotto ancora più scontato. Come dicevo, scontato del 31% per un prezzo di 110,40 euro con un risparmio di 49,55 euro. Le caratteristiche salienti di questo Brighton 410T sono un display da 2.3 pollici, la possibilità di visualizzare fino ad 8 metriche per pagina su un totale di 72 funzioni, connessione Wi-Fi, connessione Bluetooth, connessione ante più per i sensori, Bluetooth e Wi-Fi vi dà la possibilità di controllare questo dispositivo direttamente dal vostro smartphone scaricando l'applicazione nativa di Brighton, collegabile direttamente a 5 satelliti per avere al meglio la funzione GPS. E sul suo schermo è possibile leggere e visualizzare tutte le notifiche del vostro smartphone grazie anche all'autosincronizzazione. Questo dispositivo è dotato di fascia cardio e sensore di cadenza. Il 410T di Brighton pesa soltanto 100 grammi e anche se è un modello del 2018 vi assicuro che è molto ma molto competitivo. Il secondo Brighton di oggi è il Brighton 420T Rider, che altro non è che il fratello del più piccolo 410T. In questo articolo sono presenti, oltre al ciclocomputer, anche la fascia cardio e il sensore di cadenza. Tutto a 136,66 euro per un risparmio del 28% pari a 53,29 euro. Questo dispositivo, a differenza dell'altro, ha il display migliorato, display LCD sempre di 2.3 pollici, ma la sua tecnologia optical bonding vi permette di vedere e leggere tutte le metriche anche da angolazioni molto particolari. Questo ciclocomputer è dotato di navigazione cartografica con la funzione segui il percorso, dotato di connessioni Bluetooth e ante più e power meter ante più, quindi potete collegare molti sensori tra cui anche il misuratore di potenza a questo dispositivo, dato che è in grado di registrare fino ad 80 metriche. A differenza del 410T, su questo modello potete collegare il sensore di velocità, cadenza, potenza e frequenza cardiaca, quindi aumenta notevolmente il numero di metriche e di sensori collegabili al Brighton. Infine, l'ultimo Brighton in offerta su Amazon di oggi è il Brighton Aereo 60C. Si chiama Brighton Aereo 60C per due motivi: primo perché è un Brighton, secondo perché la sua forma aerodinamica dello chassis gli permette di avere una resistenza all'avanzamento molto ma molto bassa. In questo articolo sono presenti, oltre al sensore di cadenza, anche la staffa per poter posizionare il Brighton sul manubrio della vostra bicicletta. Lo trovate scontato del 20% per un risparmio di 31,54 euro su Amazon per un prezzo finale di 196,18 euro. Anche questo è un dispositivo cartografico con tecnologia OpenStreetMap integrato che vi permette di seguire il percorso indicato. Come vi dicevo poco fa, è molto aerodinamico, dotato della connessione Wi-Fi, Bluetooth e ante più. E, come dicevo nell'introduzione di questo oggetto, è dotato anche del sensore di cadenza e dispone di oltre 78 metriche. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate dei prodotti di casa Brighton. Io li trovo molto competitivi per il loro prezzo perché vanno direttamente alla sostanza senza troppi fronzoli. Quindi sono ottimi per tutti coloro che vogliono iniziare a tenere traccia delle proprie attività anche con dispositivi cartografici. Ok raga, per oggi direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo oggi pomeriggio alle 18 e domani per un prossimo video. Ciao!